Si sono insediati oggi ufficialmente i deputati della 17ª legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Hanno prestato giuramento al comune di Gela i nuovi assessori nominati dal sindaco Domenico Messinese. Continua la protesta dei collaboratori amministrativi scolastici, oggi sit-in di fronte alla sede della prefettura di Palermo. Buonasera, bentrovati all'edizione di Media News di venerdì 15 dicembre. Come avete appena sentito nei titoli, si sono insediati oggi ufficialmente i deputati della 17ª legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il primo ad arrivare è stato Claudio Fava. Vediamo. Si apre una legislatura difficile per voi? Ma io di legislature facili in Sicilia non ho memoria. Si apre una legislatura su cui i siciliani investono molto. Perché le spoglie della regione che vengono consegnate a questa assemblea e alla presidenza raccontano di molte ferite, di molte sofferenze. Questa oggi è la regione più diseguale d'Italia, la più impoverita, con una sofferenza sociale altissima e con molte scadenze, urgenze ed emergenze che aspettano di essere affrontate, per cui credo che il compito, la responsabilità di questa assemblea, di tutta l'assemblea, maggioranza e opposizione, sia un compito alto, necessario, e occorre essere all'altezza, perché non credo che ci sia più il tempo per rimandare ad altre stagioni. Questo non è il tempo per una rivoluzione, ma è il tempo per restituire alla politica senso e sentimento di responsabilità fino in fondo. Che sensazione tornare all'Assemblea regionale? Una bellissima sensazione, perché riteniamo che questa possa essere una legislatura importante per la Sicilia, 5 anni che saranno in completa discontinuità con l'ultima legislatura, c'è tanto da fare. Oggi abbiamo finalmente una maggioranza ben definita in Assemblea, un governo che si è andato a insediare e già muove i primi passi in maniera molto fluida. Oggi il primo giorno di insediamento, saranno 5 anni molto importanti per l'Assemblea e anche per il nostro gruppo, il Movimento di Diventerà Bellissima. Una legislatura che sembrava potesse non arrivare. E perché? Noi siamo abituati sempre a prefigurare delle situazioni che tecnicamente anche sembravano impossibili. Ancora ricordo le discussioni sui giornali, sta arresto di De Luca, cosa creerà, cosa paralizzerà l'Aula e il Parlamento, ma smettiamola di prefigurare situazioni che obiettivamente sono non solo inutili, ma servono semplicemente per nascondere quella che poi è la nostra scarsa preparazione o incapacità di affrontare i problemi, che la politica si riprenda il proprio ruolo, che non è quella di fare i processi, che non è quella di fare le liste di proscrizione, che non è quella sicuramente di stabilire chi è presentabile o non presentabile, anche perché di queste categorie dell'essere, anche degli imbecilli che non hanno alcuna esperienza politica, francamente ci siamo stancati. Quindi auguro e mi auguro che questa legislatura inizi bene, e così sarà, e che sia una legislatura di concretezza. Noi siamo chiaramente la prima forza politica all'interno di questo Parlamento e siamo nelle condizioni di poter vedere e fare in modo che veramente dimostrino di poter avere la maggioranza di questo governo. Ancora mi pare che sia trattato soltanto di poltrone e sembra più poltronificio questo. Vediamo veramente oggi quello che saranno in grado di fare. Quindi voi come vi comporterete riguardo Micciche? Chiaramente noi non voteremo Micciche. E ovviamente la tenuta dell'Aula si vedrà già dalla prima votazione. Quali sono le emergenze che voi, diciamo, ritenete prioritarie per questa 17ª legislatura? Sicuramente iniziare, fortunatamente oggi dopo un guado di più di un mese e mezzo stiamo iniziando, e la Sicilia brucia, lo sappiamo, noi dobbiamo ripartire da quelli che sono i temi fondamentali, che sono la piccola e media impresa, dare ossigeno a chi vuole fare, a chi vuole nuovamente riattivare il lavoro in Sicilia, questo è fondamentale, e lo sviluppo per la nostra terra, infrastrutture e servizi. Presente anche la squadra di governo, abbiamo ascoltato alcuni degli assessori regionali, Armao, Figuccia e Sgarbi. Chi governa non deve essere preoccupato, chi governa deve agire.
Quindi noi abbiamo evidentemente, stiamo esaminando con la Commissione, d'intesa con la Corte dei Conti, in raccordo con lo Stato, la situazione finanziaria. Come dicevo, si deve prendere atto della circostanza che manca il bilancio consolidato e pertanto sono scattate una serie di sanzioni preclusive. Il nostro obiettivo è immediatamente strambare con i conti, cioè voltare pagina rispetto a una gestione che ha determinato molte situazioni di difficoltà, penso per tutta quella di Riscossione Sicilia, che è una situazione di forte sofferenza, mettendo subito mano al rilancio di queste strutture. Giusto ieri ho incontrato il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate proprio per mettere mano insieme ad una due diligence su Riscossione Sicilia che possa entro breve termine darci il polso della situazione per poter intervenire in modo drastico e veloce, così come pretende e impone uno strumento così delicato quale la riscossione. Sono tutti incarichi complessi, legati ovviamente soprattutto alla situazione che ci ha lasciato il governo precedente. Sono complessi se facciamo riferimento all'idea che con grande senso di responsabilità va affrontata questa sfida, sono complessi se consideriamo che purtroppo il tema dei rifiuti, ma in realtà anche quello delle acque e dell'energia, sono stati affrontati sempre con poco senso di responsabilità e soprattutto affrontandoli soltanto sulla questione delle emergenze. Noi ci stiamo trovando quindi ad affrontarne tante di emergenze, lei forse fa più di tutte riferimento a quella dei rifiuti, delle discariche, di una raccolta differenziata che non è stata mai presa davvero in considerazione, ma insieme alla complessità del tema c'è tanta buona volontà, impegno e competenza di tanta gente che ci sta collaborando, quindi sono fiducioso, possiamo solo fare bene. Certamente la situazione ereditata è davvero complicata. A proposito di candidature, sarà un'esperienza a termine in attesa delle politiche o resta con noi? Ieri, no, io sarei molto volentieri e ho detto che la candidatura al Parlamento, anche ottenendo il risultato dell'elezione, non è sufficiente perché io me ne vada dalla Sicilia. È evidente a chiunque che l'assessorato alla cultura della Sicilia ha un valore non solo politico ma simbolico tanto alto che non è misurabile con una... Io ho già fatto il parlamentare per 20 anni, sono stato Parlamento europeo, quindi non è un'ambizione che ho, ma come leader di Rinascimento che porterà una vittoria molto ampia il centrodestra, senza che uno neppure l'abbia voluto, nel senso che il destino è questo, che non ha capito Renzi, quello che è accaduto in Sicilia accadrà in Italia con gli stessi numeri, con le stesse misure, perché si vota talmente fra 2 ore, quindi fu un errore grave di Renzi non capirlo. Se, come ha indicato Berlusconi, non come è stato stabilito dal Presidente del Consiglio, la casella del Ministro dei Beni Culturali andrà alla mia persona, cosa che io non ho chiesto, e l'ho detto anche a Musumeci, ma mi è stata chiesta, è chiaro che a quel punto nella scelta uno forse dovrà pensare che l'Italia è un obiettivo più complesso e più ampio che non quello di assessore alla Sicilia, ma è una cosa, non ha nessun retrogusto, nessun retropensiero. Ho visto ieri il Presidente Mattarella e il Ministro Franceschini e ho indicato loro quello che l'Italia non fa: i musei siciliani saranno aperti il giorno di Natale e il giorno di Capodanno. Questo non avviene a Torino, dove il sindaco ha evidentemente scelto lo stile vacanziero di Maio e quindi ha stabilito che quando ci sono le persone che vanno nei musei devono trovarli chiusi. È un atto simbolico importante e non nato per contrapposizione, l'avevo deciso prima, è stato il primo atto che ho negoziato con i sindacati. La seconda cosa è, in una situazione di finanze dissestate, occorre che in Sicilia, invece che portare via, rapinare, distruggere, fare operazioni criminali, arrivino danari positivi e sto cercando il danaro, che ha anche soddisfazioni molto facili per chi vorrà darlo, per la ricostruzione del Tempio G. Ho già iniziato a parlare con una serie di finanziatori che sentiranno come loro orgoglio poter dare il danaro per ricostruire come un simbolo della Sicilia questo monumento straordinario, che è il più grande tempio greco che esista. E poi la nomina di Carlo Rubbia per una valutazione significativa sul tema dell'energia, per impedire che la mafia continui, come ha fatto fino ad oggi, a distruggere il paesaggio contro l'articolo 9 della Costituzione con pale eoliche e fotovoltaico, che sono il crimine più violento, come ha indicato nelle sue intercettazioni, nei suoi discorsi in carcere, il morto capo della mafia, il quale ha detto alla mafia attuale, Matteo Messina Denaro, vive di pali eolici. Hanno prestato giuramento al comune di Gela i nuovi assessori nominati dal sindaco Domenico Messinese. Il primo cittadino ha inoltre assegnato le deleghe ai componenti della sua giunta.
Componente della Giunta mi è stata suggerita dalla città di Genova. Persone che si sono spese per migliorare il nostro territorio, persone che attive e che hanno cercato di dare contributo per la crescita e non inutili e sterile discussioni per la distruzione di quello che si ha. Quindi da ciò sono convinto di aver accanto a me sei persone che si spenderanno al massimo per poter garantire un futuro migliore della nostra città e soprattutto creare quelle prospettive che non serviranno solo a noi oggi, ma che daranno le risposte al territorio per gli anni a venire. È un momento difficile per la città di Gela, di conseguenza sono stata chiamata per prendermi una grossa responsabilità, che è quella di stare accanto alle famiglie che in questo momento affrontano un momento di crisi. Di conseguenza sono cosciente dell'incarico e cosciente anche della difficoltà di questo cammino. Starò accanto alla città, ho intenzione di parlare con tutta la città e con coloro che possono dare una mano a risollevare le sorti di Gela. La necessità che Gela ha bisogno di interventi urgenti, immediati e risposte da parte di chi realmente conosce le problematiche. Siamo stati chiamati, sono stato chiamato come gruppo referente del consorzio Gela Centro e probabilmente la chiave di lettura è uno sviluppo del centro storico da cui la storia ci insegna nasce uno sviluppo della città stessa. Abbiamo intenzione di dare supporto e siamo convinti che in un momento così particolare, anche dal punto di vista politico, sebbene parlo da un non politico ma da un soggetto che non è avulso dalla politica stessa, si necessita di essere operativi immediati. Mi do conto che in questo momento più che mai c'è bisogno di accostarsi alla causa, al bene comune della città, e quindi in quanto tale forze sane devono in qualche modo necessariamente approcciarsi alla politica, quella buona, quella che può risolvere i problemi di questa collettività. L'avevamo affidato a quello dei lavori pubblici, settore strategico, perché è un ramo che può dare moltissimo lavoro e occupazione, e questa è la vera priorità di questa città. Beh, proprio oggi, proprio in questo momento, ho avuto attribuita la delega al territorio e quella del patrimonio. I propositi quali sono? Abbiamo un lavoro da continuare, che è quello del piano regolatore generale e nella fattispecie l'attuazione proprio di ciò che finora abbiamo ricevuto. Speriamo di sistemare alcune cose che non sono rimaste in sospeso e vediamo di dare una forte accelerata a uno strumento che la città ha urgentemente bisogno. La vicenda che riguarda il Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, le tante necessità della città e il rapporto con l'amministrazione. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, l'intervista. Ma contrariamente a quanto accaduto con me durante la campagna elettorale, io sono uno di quelli che non vuole fare politica in maniera squallida sulle disgrazie giudiziarie degli altri. Credo che esistano i luoghi adatti sono i tribunali, e quindi credo che il Presidente del Consiglio Orlando dovrà difendersi durante il processo, e quindi noi aspettiamo che la magistratura svolga il proprio corso e che sicuramente, diciamo, venga fatta chiarezza. Dall'altra parte ci inquieta però l'atteggiamento della maggioranza, perché abbiamo un sindaco che, a mio avviso in maniera imprudente, dichiara già di volersi costituire parte civile contro lo stesso presidente Orlando, e questa sembra quasi già una sentenza di condanna dal punto di vista politico, per cui c'è un imbarazzo dentro la maggioranza, e per cui credo che se questo imbarazzo continua a permanere bisognerebbe essere anche conseguenziali all'interno della maggioranza per capire come andare avanti e quindi pensare di levare dall'imbarazzo questo consiglio comunale. Resto e rimango garantista, però non posso non sottolineare il fatto che già anche di questo avviso di garanzia, che è stato tenuto giustamente segreto, forse se ne avesse conoscenza già durante il periodo della campagna elettorale, e che utilizzare più metri e più misure non è una cosa che questa città può sicuramente accettare. Lei è rientrato in consiglio comunale,
Cosa c'è di diverso? Com'è questo nuovo consiglio? Ma sicuramente è un consiglio comunale qualificato, perché c'è la presenza in consiglio di persone che hanno già avuto esperienza, che sono stati parlamentari, anche regionali, che sono stati consiglieri per più volte, quindi c'è competenza all'interno dell'aula. Poi c'è un atteggiamento che ci sta accomunando un po' tutti. Siamo consapevoli del grave degrado amministrativo e sociale in cui versa questa città. L'atteggiamento che stiamo avendo tutti quanti tra di noi non è quello di voler distruggere o di voler incendiare la città, ma è quello di provare a mettersi intorno ai problemi nella diversità dei punti di vista per dare delle soluzioni. E devo dire che questo è un consiglio comunale che comunque delibera e porta a casa degli atti. Servirebbe di più, ma quello può farlo il sindaco e la sua giunta, e voi sapete che io ero per sostituirli, addirittura mi fossi candidato a sostituirla. Sarebbe intelligente da parte del sindaco un'ammissione di difficoltà e aprire seriamente alle altre forze politiche su alcuni punti qualificanti per cercare di darci un patto per la città per poter portare a casa alcuni provvedimenti. Uno fra tutti, che credo sia urgente, è quello della riorganizzazione dei contratti di servizio delle aziende ex controllate. Cioè, stiamo parlando di società che danno servizi ai cittadini, dai rifiuti all'energia, alla luce, che ad oggi sono in alcuni casi anche senza componenti al vertice, senza presidenti, senza consiglio d'amministrazione, quindi una città allo sbando nell'organizzazione giornaliera. Di questo e del piano commercio della Costa Sud, quindi di dare in gestione lotti di spiaggia e di mobilità, noi vorremmo parlare molto con l'amministrazione. Lo facciamo in consiglio comunale, però il consiglio è un organo che delibera competenze limitate. L'amministrazione è quella che può dare veramente risposte ai cittadini. Se ci sarà un'apertura, noi saremo disponibili a poterla raccogliere. Continua la protesta dei collaboratori amministrativi scolastici. Stamattina sit-in di fronte alla sede della Prefettura di Palermo. Una delegazione è stata ricevuta dal vice prefetto. Aspettiamo questa benedetta stabilizzazione dal 2001, che avevamo un decreto legge, la dose doveva chiedere entro i 5 anni, e invece ad oggi sono trascorsi non 5 ma 15 anni, aspettiamo questa stabilizzazione, perché il Ministero dall'ultimo incontro che aveva avuto a luglio aveva preso degli impegni, ma ad oggi non ha mantenuto, quindi ad oggi l'unica certezza che abbiamo è la scadenza del contratto, il 31/12/2017. Attualmente che tipo di contratto avete? Un rapporto di collaborazione, contratto di co-co-co. Da quanto tempo va avanti questo? Dal 2001, sempre con proroga ogni anno, hanno disatteso quello che era il primo impegno del decreto legge 66, che un percorso che si doveva chiudere in 5 anni, e invece ci troviamo a 15 anni di distanza. Di fatto voi nelle scuole che ruoli occupate? Di segreteria, non facciamo da supporto, ma facciamo quello che è gli assistenti amministrativi, laddove non ci compete questo, però comunque abbiamo sempre mantenuto quello che è la nostra serietà lavorativa, la nostra professionalità, facendo ciò che giustamente si fa nelle scuole, lavorare. Il vostro lungo percorso, eravate prima LSU, prima di diventare... Prima eravamo ex articolo 23, poi siamo transitati nelle province e dalle province ci hanno, diciamo tra virgolette, obbligati a passare con lo Stato. Per noi, diciamo, eravamo contenti di passare con lo Stato, ma ad oggi purtroppo ancora non abbiamo avuto ciò che ci aspettavamo dallo Stato, la stabilizzazione. Quante persone sono diciamo, coinvolte in questo tipo di vertenza? In tutta Italia circa 800, anche meno di 800. Eravamo 1000 e qualcosa, ma diciamo che tra qualcuno che ha avuto la fortuna di essere stabilizzato con altri enti, purtroppo qualche altra situazione spiacevole, il numero si è ridotto a 800 unità. Mentre per Sicilia e Palermo? Palermo soltanto vale circa 200, ma in Sicilia è il più grosso numero, saremo 250. È uscita la nuova pubblicazione editoriale di Giorgia Butera, presidente dell'associazione Mete Onlus, dal titolo Torniamo umani, riflessioni sui diritti umani internazionali, donne, bambini e rifugiati. Il tema affronta l'esistente, il mondo che viviamo. Ascoltiamo l'autrice. Torniamo umani, una mia riflessione sui diritti umani internazionali avendo tre focus di analisi e approfondimento, donne, bambini e rifugiati. È una mia nuova pubblicazione, è il mio vivere, l'attuazione del mio pensiero e delle buone pratiche a tutela dei diritti umani e della dignità della persona. Per questa nuova pubblicazione, Edizioni Fiori d'Acciaio,
ho chiesto contributi autorevoli in ambito internazionale, partendo certamente da quello che è il nostro territorio e quindi il professore Luca Orlando, dove affrontiamo il tema dei rifugiati, dell'accoglienza, promuovendo i valori della Carta di Palermo. Contributi arrivano anche dall'estero. Cito anche il contributo, una riflessione che arriva da Laura Silvia Battaglia, siciliana, catanese, si occupa molto di donne e interviene nello Yemen. E poi Emergency, perché c'è questo ritorno per me alle origini. Ho chiesto a Cecilia Strada, Andrea Bellardinelli di raccontarci il loro mondo, cosa sono i diritti umani e quello che è il loro impegno. Ricordiamo il poliambulatorio di Emergency nella nostra città. Io dedico la mia vita ai bambini soprattutto, mi leggo attraverso il mio testo, mi leggo a quello che sta per avvenire, Stop Sexual Tourism, e questo è il collegamento che volevo far prima. Ci sarà già un appuntamento nella città di Palermo giorno 28 dicembre, ma una conferenza ci stiamo arrivando in Senato, dove abbiamo stretto diversi accordi perché finalmente si possa dire stop al turismo sessuale minorile. Partire per abusare i bambini è un crimine contro l'umanità. Io da un anno e mezzo che continuo a ripetere questa frase e ne sono convinta. Torniamo Mani è un appello rivolto alla comunità internazionale. Bisogna riapproparci del mondo. Il mondo attualmente è un mondo rovesciato. La prefazione è un monologo di teatro, io continuo a rileggerla e continuo a piangere. È stata scritta da Yusif Lasif Yaral, è un cantastorie e regista iracheno. Lui si chiede, ci chiede e chiede al mondo quando scoppia una guerra. Ecco, quando scoppia una guerra cosa accade? Muoiono i bambini, le donne e soprattutto muore la verità. Al liceo classico Francesco Scaduto di Bagheria è arrivato il giorno dell'Open Day, un'occasione per docenti e studenti per presentare le attività del loro istituto ai tanti giovani ancora indecisi sul percorso di studi da intraprendere dopo la licenza media. Questa giornata è un'opportunità proprio per i ragazzi delle scuole medie e delle loro famiglie di visitare non solo i locali ma trovare, diciamo, l'espressione viva di come vive veramente questo liceo, che è una comunità educante continua. Le novità sono date, diciamo, dai ragazzi che sono realmente contenti di aver fatto questa esperienza. Perché trovano, soprattutto non lo dicono i ragazzi rappresentanti dell'istituto che stanno completando il loro percorso di studi, entrano bambini ed escono uomini. Effettivamente l'impegno richiesto proprio nello studio di un percorso liceale è tanto e ci deve essere, perché attraverso l'impegno la persona si forma meglio, diciamo che opera su se stessa non solo in una forma di comprensione ma può progettare la propria vita e il proprio percorso. I docenti non sono altro che delle guide in questo percorso e quindi significa che lo studio, le conoscenze, lo sviluppo delle competenze deve servire per costruire il futuro. Il liceo classico ha ampliato la sua offerta formativa ed abbiamo avuto veramente un grande successo anche col neonato liceo linguistico che ci è stato dato ad aprile dell'anno scorso, quindi a iscrizioni chiuse. Questo era, diciamo, un liceo che insieme a quello delle scienze umane due anni fa va a completare un'offerta che qui in effetti mancava, e questo ci sta dando delle grandi soddisfazioni, ci dà la possibilità di aprirci al territorio, di permettere ai nostri ragazzi, ai nostri comprensori a non viaggiare più per Palermo, quindi anche avere una comodità di venire qui a Bagheria, e questo anche di offrire maggiori possibilità ai ragazzi che non scelgono soltanto il liceo classico. Sicuramente consigliare un istituto non è facile, perché comunque il passaggio dalle scuole medie a quello che è il mondo liceale è un passaggio molto difficile, perché poi sono 5 anni che vanno a formare la persona in sé, quindi è un consiglio particolarmente azzardato. Però sicuramente la mia esperienza dopo 5 anni mi porta a dire che io farei nuovamente la stessa scelta, perché sia a livello didattico che umano è una scuola che mi ha dato molto. Poi il tutto dipende dall'individuo come vive questi 5 anni, ma il classico sa e può dare molto. Io sono molto di parte, dato che mi piacerebbe intraprendere la carriera politica poi nel mio futuro, quindi sicuramente la preparazione che sto ricevendo dal liceo classico penso sia da questo punto di vista assolutamente la più completa. Però posso portare l'esperienza anche dei miei genitori, che tuttora fanno un lavoro, cioè sono laureati in economia ed hanno entrambi frequentato il classico. Mi sento di portare in alto il nome di questa scuola soprattutto per la preparazione che ovviamente sto ricevendo
intendo io e che molti hanno ricevuto nel passato, e posso dire con quasi assoluta certezza che chi esce da questo percorso di studi ha una preparazione completa a 360 gradi che gli permette di intraprendere le più disparate strade senza problemi. Capisco anche che ci sono molti ragazzi che invece ancora non sono decisi, non sanno quello che vorranno fare in futuro, e per questo penso che il classico sia più completo, il liceo più completo, perché riesce appunto a far andare ogni anno persone sia in facoltà umanistiche come lingue appunto, ma anche economia, ma anche per esempio giurisprudenza, ma anche appunto in facoltà di tipo scientifico come quelle matematica oppure fisica e ingegneria. Carlo Ruta, saggista e studioso del Mediterraneo, e Sebastiano Tusa, archeologo e sovrintendente del mare, hanno presentato alla Galleria Drago, Arte Contemporanea di Bagheria, i due volumi di cui sono autori, In viaggio tra Mediterraneo e Storia e Viaggio nella Grecia Antica. Si tratta appunto di un viaggio nella storia millenaria della Sicilia. La storia nel passato è stata scritta sulla base delle fonti, degli scrittori, che sono molto parziali, è come leggere un giornale oggi, no? La stessa notizia viene riferita in maniera diversa. L'archeologia contribuisce a dare certezza ai fatti storici menzionati dalle fonti scritte o nella tradizione orale, e ti permette di capire meglio come sono avvenute determinate cose. Questo che cosa significa? Significa rafforzare la storia. In fondo l'archeologia crea storia, non è che è una scienza che è connessa con la storia. Per cui il compito dell'archeologo oggi è quello di cercare di rafforzare la storia, renderla più certa e più sicura, e quindi in ultima analisi di farci capire da dove veniamo, e quindi capendo da dove veniamo capire anche dove possiamo andare. La storia aiuta soprattutto a capire quali sono i caratteri di un luogo, di un territorio, e permettono quindi di fare delle scelte consone alla propria storia. La vera risorsa di questa terra è la sua storia, il suo patrimonio culturale, insieme alla sua agricoltura e insieme alle risorse marine. Questi sono i tre capisaldi, a mio avviso, su cui si deve basare il futuro di quest'isola. Il mare è chiaro che è l'elemento base, insomma, è di questa serie di processi storici che hanno fatto la vicenda sia del mondo, come dire, occidentale, sia del mondo orientale. La storia ci insegna una cosa molto chiara, che i tempi dei conflitti sono tempi brevi e invece i tempi delle relazioni sono i tempi lunghi, sono i tempi antropologici, i tempi plenari proprio della, come dire, della vicenda umana. Si tende a dare, diciamo così, un valore superiore, diciamo, ai conflitti, però è un errore perché, come diceva già Aristotele, nel IV secolo avanti Cristo, l'uomo è un animale sociale, si intende, cioè praticamente, che tende alle relazioni. L'archeologia ci aiuta a leggere la storia e ci aiuta anche a leggere le nostre comunità, a leggere le città, a leggere i fenomeni che noi viviamo. E come per esempio in questo caso dei libri, il Mediterraneo e le migrazioni. Cioè nella storia dell'antichità, a partire dalla preistoria, i popoli, la gente si muoveva, si spostava per terra o per mare soprattutto, per quali motivi? O per il commercio, quindi per le attività commerciali, per lo scambio, per l'esigenza di reperire materie prime. Si muove, si trasferisce e migra per ragioni cultuali, per raggiungere santuari, per fare fede al proprio dovere ecoreligioso. Si sposta per le guerre. I linaggi nell'antichità erano come? Si sposta per le guerre, o per andare in guerra o per fuggire dalla guerra, dalla pestilenza, dalla siccità, no? da situazioni veramente tragiche. Ed è una storia che ancora oggi appunto è vera, è reale, no? La migrazione non è un'emergenza, è un fenomeno storico, è un fenomeno contemporaneo, e come fenomeno deve essere affrontato, partendo dalla storia, chiaramente adattandolo alla nostra società, alla nostra comunità.
È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio al meteo e allo sport. Come sempre appuntamento alle prossime edizioni.